Ti avevo promesso un video sullo speed ramp e finalmente eccolo qua! Evviva! Sigla! Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Benvenuto a quello che definirei il video della quarantena. Non la tua, la mia. Dunque, partiamo dalle basi. Cos'è uno speed ramp? Lo speed ramp è una lavorazione che tu andrai a fare sulla tua clip segnando i punti in cui velocizzerai e rallenterai la velocità del video. Final Cut ti dà già la possibilità di applicare uno speed ramp sulla tua clip. Il software ti darà già una preimpostazione di quello che può essere da 0 al massimo della velocità o al contrario, secondo degli step preimpostati da Final Cut. Come puoi vedere in questo esempio, l'impostazione è già creata dal software. E in questa fase tu potrai andare a scegliere in quale punto velocizzare o rallentare la tua clip utilizzando gli strumenti che Final Cut ti mette a disposizione. Ma ecco che arriva il sistema Luca. Il sistema Luca. Infallibile. Fenomenale. Consigliato dai massimi esperti. Se sei iscritto a questo canale, e cazzo è ora che ti iscrivi, ti sarai accorto che non mi piace fare le cose in modalità standard. Forse per complicarmi la vita. Forse perché vengono meglio. Ma ad ogni modo, cerco di fare tutto a modo mio. Perché tante volte non hai bisogno di 4 o 5 punti da velocizzare o rallentare. Magari te ne basta uno, due, mille. Quindi se i punti che ti mette dello speed ramp sono troppi, troppo pochi. Risolvibile, grazie alla tecnica Luca. Ah, vedi? Nei vari strumenti di Final Cut, oltre allo speed ramp, c'è il blade speed. E questo piccolo ma efficacissimo strumento ti dà la possibilità di andare a settare esattamente quel punto della tua clip. E da lì potrai decidere quanto velocizzare o quanto rallentare, senza dover stare al preset di Final Cut. E questo è interessante, perché se tu avessi bisogno di un milione di punti dove vuoi velocizzare o rallentare, ecco che col blade speed li potrai andare a dislocare esattamente dove vorrai all'interno della tua clip. Una volta creato il punto dove ti interesserà lavorare, potrai aumentare la velocità o rallentarla agendo semplicemente sul cursore e spostandolo a destra o a sinistra. Più lo rallenti, più diventerà verso il colore arancione, più lo velocizzerai, più tornerai verso il colore blu o viola. Importa? La parte che vedi nella sfumatura invece la puoi spostare a sinistra o a destra per aumentare o diminuire la percentuale di dissolvenza. In questo modo potrai decidere quanto si sfuma la velocizzazione o il rallentamento in base a come l'hai impostato. Proprio per non avere un distacco netto tra lento e veloce, a meno che tu non lo voglia, e per fare una cosa più fluida, in modo che il rallentamento sia quasi impercettibile, ma assolutamente reale. Doppio clic all'interno dello strumento potrai vedere altre opzioni. Potrai anche decidere con precisione da quale punto esatto far partire la velocizzazione o il rallentamento della tua clip. Alcuni consigli. Beh, il primo è il solito, fare le riprese a 100 fps. Perché una ripresa a 25, a 24 o a 30, quando la andrai a rallentare, saltellerà come un canguro ubriaco.
100 fps perché avendo più frame all'interno di ogni secondo di quel video hai la possibilità di renderlo più fluido nel momento in cui lo andrai a rallentare. E se ancora non sai cosa sono gli fps, puoi guardare il video qui. Secondo consiglio: lavora molto bene con la messa a fuoco quando stai facendo le riprese. Non c'è niente di più brutto di uno speed ramp sfuocato. Terzo consiglio, anzi come fanno gli americani, 3. Molta attenzione nell'utilizzo delle luci quando stai facendo le riprese. 1. Perché la messa a fuoco è migliore. 2. Perché quando andrai ad oscurare la parte in ombra si focalizzerà di più l'attenzione sullo speed ramp. E quarto consiglio bonus: per enfatizzare il rallentamento e poi la velocizzazione delle immagini, lavora molto sul cambio della musica e soprattutto sugli effetti sonori. Il risultato finale sarà molto più coinvolgente se ci sarà anche un aspetto sonoro a supportare la velocizzazione e il rallentamento. E questo era il video sullo speed ramp. Come sempre ti chiedo di mettere un like a questo video, di iscriverti al canale, condividilo con i tuoi amici se ti è piaciuto. Dai! E visto che me l'hanno chiesto in molti, vai sul mio canale, clicca sulla playlist tutorial per videomaker per vedere altri tutorial come questo. Ci vediamo al prossimo video. Sigla!